Ciao, sono Bruno di Segema. Oggi ti parlo della fotocellula reflex, una fotocellula che può essere utilizzata al posto delle fotocellule wireless. Come sempre, se il video ti piace metti mi piace sotto, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere aggiornato su tutti i nostri nuovi video. Questo è un video professional, quindi è rivolto al settore professionale e agli installatori. Allora, perché ho detto che la fotocellula reflex sostituisce quella wireless? Non perché le wireless abbiano qualche problema, ma prima di montarle analizziamo se abbiamo almeno la possibilità di cablare da un lato solo. Normalmente c'è, perché da un lato su un cancello a battente, per esempio, o anche su un cancello scorrevole, c'è il motore con la centralina e quindi da quel lato noi quasi sempre possiamo portare dei fili e cablare una fotocellula. Allora, da cosa è costituita la fotocellula reflex? È costituita dalla fotocellula e da il catadiotro, che qui vedete in tre modelli, perché questa fotocellula in particolare ha la possibilità di montarne tre modelli a seconda della distanza che dobbiamo coprire. Allora, piccola premessa prima di addentrarci nell'aspetto tecnico: questa fotocellula è l'originale VIT, costruita in Germania. C'è un'omologa asiatica che gira, che è molto simile, infatti l'hanno copiata, che non ha le medesime caratteristiche, e quindi il discorso che farò logicamente varrà solamente per la fotocellula originale VIT reflex. Allora, guardiamo prima la caratteristica del catadiotro. Questo particolare sistema, come potete vedere, non è uno specchio, quindi non riflette l'infrarosso, o meglio lo riflette ma lo polarizza. Questo qua rende la fotocellula immune ai disturbi come pioggia, nebbia oppure macchine con vernice metallizzata, perché non è un semplice specchio. La fotocellula deve effettivamente leggere la polarizzazione del catadiotro, altrimenti non riconosce l'infrarosso. Ne esistono tre tipi: quello per 8 metri di distanza, quello per 12 metri di distanza e quello per 15 metri di distanza. Il kit normalmente è costituito dalla fotocellula e quello per 12 metri, perché è una media, però si possono acquistare anche gli altri due catadiotri se dobbiamo coprire più distanza o meno distanza. Allora, la fotocellula può essere alimentata o in corrente continua o in corrente alternata. I morsetti delle alimentazioni sono il 2 e il 3. Noi la stiamo alimentando in continua, come puoi vedere il 2 è il negativo e il 3 è il positivo. Il primo morsetto è l'ingresso di test, quello che serve ad alcune centrali per fare il collegamento delle fotocellule verificate. Abbiamo fatto più video su queste cose. Gli ultimi tre morsetti sono il contatto di sicurezza, ovvero l'ultimo è il comune, poi c'è il penultimo qui che è il normalmente chiuso e poi c'è questo qui che è il normalmente aperto. Questo, il collegamento di questi morsetti dipende dalla centrale dove la installate, perché questa fotocellula è sostanzialmente universale. Allora, l'allineamento della fotocellula con il catadiotro è abbastanza semplice, si può realizzare anche con una sola persona, perché fissiamo la fotocellula alla parete e poi col catadiotro dall'altra parte, cioè sull'altra parete, lo posizioniamo cercando di trovare la posizione per la quale il LED diventa fisso. Se quando il LED lampeggia vuol dire che siamo vicini all'allineamento, ma ancora non è un allineamento ottimale. Quando il LED diventa fisso invece l'allineamento è ottimale, lì possiamo essere sicuri di aver posizionato bene il riscontro. Non meno importante è la dimensione della fotocellula: è alta 86 mm, è larga 44 mm ed è profonda solamente 39 mm, quindi è una fotocellula, nonostante la sua tecnologia, molto discreta e piccola, la grandezza quasi tipica di una fotocellula, e quindi può essere installata nel 98% dei sistemi di automazione. Allora, il video è finito. Come sempre ti ricordo che questi prodotti li puoi trovare nel nostro negozio di via Quarto Sant'Antonio 48 a Marino, siamo sull'Appia dopo l'aeroporto di Ciampino. Puoi vederli sul nostro sito shopsegema.it. Ti ricordo di iscriverti al canale e di mettere mi piace sotto e cliccare sulla campanella per essere aggiornato su tutti i nostri nuovi video. Ciao, al prossimo video.